Non è giusto accusarci di non esserci opposti sufficientemente a Berlusconi, assolutamente. Siamo opposti. Io sicuramente l'ho contrastato e gli ho detto proprio Berlusconi. L'ho chiamato per nome. E lui ha capito che ce l'avevo con lui. Ma gli ho fatto delle proposte politiche. Non ho fatto proposte con la piazza, diciamo, perché la piazza non è politica. Francamente, la piazza non è politica. È un'illusione. Dà al cittadino l'idea illusoria di potersi mettere al centro di qualcosa che è sbagliato. Infatti, nelle moderne democrazie, le piazze non ci sono. È superato anche dal punto di vista urbanistico. Ci sono grandi incroci a Los Angeles. Per cui se tu ti metti al centro, diciamo, ti arrotano. Io ho fatto a Berlusconi una proposta politica. Io gli ho detto, Berlusconi, l'ho ridetto una seconda volta. Facciamo così, tu ti tieni i soldi, diciamo, e noi ci prendiamo il potere. E all'inizio sembrava che funzionasse la cosa, nella prima parte, diciamo, della trattativa, quella in cui ha preso i soldi, diciamo. Nella seconda parte lui ha detto no, voglio i soldi e voglio anche il potere, diciamo. Ma chi se lo poteva immaginare che avrebbe risposto una cosa del genere? Fare politica non significa avere la palla di vetro, come qualcuno piacerebbe, è un'altra cosa, è un mestiere serio. Io non credo che si possano fare troppi rimproveri a noi della nostra generazione. Tutto sommato, che cosa è successo? È accaduto che abbiamo ereditato questo grande partito comunista che è come avere ereditato un grande castello, diciamo. Ci abbiamo fatto dei mini appartamenti. Un discorso moderno, diciamo. Non credo che la situazione debba essere intesa in senso così drammatico, diciamo. Abbiamo assistito ad altri mutamenti profondi della società, abbiamo assistito alla scomparsa degli artigiani, poi alla scomparsa degli operai. Siamo sopravvissuti. Adesso stiamo assistendo alla scomparsa degli elettori. Sopravviveremo. Anche perché gli elettori non erano poi la parte più interessante, diciamo, del fare politica. Francamente. Io ho fiducia, molta, in questo nuovo Partito Democratico, molta. Così leggero, diciamo, senza una base, senza i contenuti, vento in poppa. Potranno anche mandarci a quel paese, ma abbiamo la certezza di arrivare primi, diciamo, di stabilire grandi record, che è la cosa che ci interessa. Finalmente si tornerà a fare politica senza tante discussioni, diciamo. Si farà politica come la chimica. H2O, l'ossigeno due valenze, si lega a due atomi di idrogeno, punto. Non c'è bisogno di discutere. Il Partito Democratico ha due valenze, si lega a un partito della sinistra cattolica e un partito della sinistra radicale, punto. Non c'è la sinistra radicale, destra. Non c'è la sinistra cattolica, destra cattolica. Chimica. Anzi, il nome che proporrò per il partito dell'anno prossimo sarà proprio idrogeno, perché non ci avevo pensato, una sostanza universale, diciamo, che permea il cosmo europea. So già che qualcuno protesterà, pensando che l'elettorato troverebbe questo nome un po' freddino, diciamo. Ma noi non abbiamo un elettorato. Finalmente, dice. D'altra parte, cosa dovremmo fare? Abbiamo fatto tanta fatica a farci accettare dai poteri forti. Cosa dovremmo metterci a dire? No al consumismo, ridistribuzione della ricchezza, francamente. Ci conosciamo tutti, francamente. Anche imbarazzante, dice.
Ricordo ancora il giorno in cui Cuccia in persona chiese di ricevermi, l'emozione, diciamo. Prendetemi i gemelli, non ho mai avuto dei gemelli, andateli a comprare. Prendete l'acqua di Colonia, non ho mai avuto l'acqua di Colonia, andatela a comprare. Non posso andare odorando di Arbor Magic, diciamo. Ma l'emozione che ti danno questi incontri, a ragione annunziata, il cancello della fabbrica non te la dà. Non che gli operai non siano carini, e attenzione, a me piacciono moltissimo. Quando ti chiedono l'autografo, ti fanno l'applauso, sono affettuosi, diciamo. Quando ti guardano con questi occhi, come di bambini che mettono la loro vita nelle tue mani, sono carini. Dopo un po' però è inevitabile dire: bambini, andate a giocare perché papà ha da fare, diciamo. E ti fiondi alla prima macchinetta di video poker che trovi, perché diciamo è meno ripetitiva del cancello della fabbrica, francamente. L'emozione che ti può dare andare a pranzo con un Colaninno, con un Tronchetti Provera, Mirafiori, non te la dà, diciamoci. Quel senso di ebbrezza, diciamo, quella sorta di energia travolgente che ti avvolge come in una spirale che non capisci se venga dalla terra o dal cielo e che ti entra nel cervelletto e che immediatamente, spontaneamente si traduce in immagini che diventano slogan efficaci e soprattutto originali, diciamo. Io mi chiamo Massimo D'Alema e anche io uso American Express.